E signori, benvenuti nella parte numero 21 di Watch Dogs 2. Vi devo chiedere scusa perché nella missione scorsa ho avuto dei problemi seri. Avete visto che la missione sgranava, che era 4K ma col cazzo. E come vi ho già spiegato durante Cyberdriver, il mio computer sta avendo problemi su problemi. Ho cambiato la scheda d'acquisizione, probabilmente si deve essere offeso e sta rigettando qualsiasi impostazione di dia. Speriamo di trovarne una stabile, anche perché poi quando passeremo a giochi come Watch Dogs Legion, che di risoluzione è 6 volte superiore, io letteralmente mi sto cagando in mano. Comunque, Labirinto di Lomba Street è la prima gara, io l'ho già vinta. Perché l'ho già vinta? Il computer ha deciso che l'encoding non andava bene, perché ovviamente per settare una nuova scheda d'acquisizione ho modificato le impostazioni 6.000 volte e mi ha resettato una cosa e questa mi è andata a scatti tutto il tempo. Quindi la gara era più una gara, erano le foto di una gara più che il video di una gara, e quindi l'avevo pure vinta con 5 secondi d'anticipo e mi tocca rigiocarla. Perché niente, il gioco è letteralmente stronzo. Non è il gioco, è il computer letteralmente stronzo. E quindi mi tocca essere qua di nuovo. Il problema è che finché non porterò il mio computer, alias quando avrò tempo, in un centro di esperti, io ci posso mettere mano, ma fino a un certo punto. Beccata. Comunque questa è lunghezza media, difficoltà facile. Vediamo un po' cosa si inventeranno nelle gare successive. Ripeto, sono 6, come quelle delle moto credo che fossero 6. Ci abbiamo il boost, peccato che non possiamo hackerare i veicoli e farli togliere dai coglioni. Vabbè, sarebbe un cheat, troppo cheat, e quindi falsificherebbe troppo le cose. Già il boost, insomma, è una bella ladrata, ecco. Intanto devo sempre controllare il monitoring, perché qua veramente può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro e potresti veramente non essere preparato. Ok, credo che questa la passeremo tranquillamente. Vabbè, il gioco mi ha voluto bene, dai. Tanto c'è uno palesemente indietro. Non ho neanche finito il botnet in questa gara. 6 secondi in anticipo, bene così. 20 secondi dall'ultimo in classifica. E allora, il labirinto di Lombard Street è andata. Ammesso che il gioco voglia, anzi il computer voglia, che io riesca a fare queste cose. Andiamo alla seconda, che è l'altra media facile. Sprint a Stanford, Stanford Bridge. Andiamo alla seconda allora. Ripeto, sperando che il mio computer riesca, anzi voglia, fare ciò per cui è stato pagato. Letteralmente il suo lavoro deve fare, il mio computer non deve fare altro. Ok, allora Stanford sia. E poi quella della... abbiamo già fatta sta gara. Boh, vabbè. Che poi l'attacco del Chelsea è Stamford Bridge, se non vado errato. Ora, da come potete dedurre, non sono proprio fan del Chelsea, però credo sia Stamford con la M. Comunque sì, abbiamo già fatta sta gara. A posto. Era quella della missione. Più pulito di così cosa vuoi? Infatti la stiamo giocando per ora anche abbastanza bene. Madonna, 30 secondi, 35 secondi per un giro. Prima erano quasi 40. Beccata. Considerate anche che purtroppo nel terzo giro il boost ci abbandonerà. Purtroppo tenete d'occhio pure quella cosa lì, tenete in considerazione. Ok, terzo giro sia. Vabbè ragazzi, vogliamo osare dire che li abbiamo staccati forse?
Però non dire gatto finché è nel sacco. Poi insomma, batteli con un po' di vantaggio a me schifo non farebbe, ecco. Ecco che è finito il boost. Però troppo tardi per voi. Quanti secondi? Buono, 5 secondi. Prima 6, poi 5 secondi. Però sono le gare facili queste, perché ora arrivano le medie. E secondo me ne vedremo di belle. Comunque media, media, difficile, difficile. Partiamo prima dalla media, media, poi andiamo alla lunga media. Diciamo che così si può fare. E allora, vamos. Gara di North Bay, Baia del Nord. Wow, che genio che sono. Inglese 50 più. Poi mancheranno solo le gare di barche, ma quelle... quelle sono stronze. Non lo so, ma c'ho questa sensazione qua, che con le barche non si scherza. Comunque, come ambientazione non è male. Sembra un po' tipo le corse, tipo quelle... non dico Mario Kart, ma quelle tipo di Sonic, viste anche sti colori. Però son belle fighe. Allora, io mi auguro soltanto che il cambio di difficoltà non risieda negli avversari quanto nel tracciato. Cioè, magari curve più stronze, rettilini meno lunghi. Infatti si sbanda molto di più. Asfalto bagnato, perché mi potrei aspettare pure quello da sto gioco, eh. Tanto penso che una rosicata come le gare di droni non ce ne siano. Giro 2-3, vabbè, 43 secondi per un giro. Lunghezza media, quindi secondo me per le gare di lunghezza lunga staremo, secondo me, sui 50 secondi a giro. Vabbè, sempre meglio dei 12.40 dell'ultima gara delle moto, ragazzi. Quella da ponte a... storia di due ponti, come si chiamava? Sì, da ponte a ponte. Cioè, quella è stata veramente una cosa terribile, perché poi sono stato per 12 minuti tipo col magone pensando di non farcela. E invece poi siamo arrivati un minuto e mezzo prima. Quindi va bene, però. Insomma, passato momenti migliori nella vita. Guarda, guardali che arrivano. Ma come cazzo fate? Ma che cazzo di go-kart ci avete voi? Ma dove lo portate? Dallo Santos Custom? Perché se no non si spiega. Ok, si dovrebbe ricaricare adesso un'attacca per farmi fare lo sprint finale, ma il traguardo tagliamolo lo stesso, con 4 secondi di vantaggio stavolta. Abbiamo calato il vantaggio, ma il margine è ancora abbastanza netto. Ok, la prossima sarà gara intorno al molo. E facciamola partire. Tra l'altro 8.000 follower a gara. 6x8, 48, sono 48.000 follower, che nel gioco fanno assolutamente comodo. E ragazzi, here we go, man. Oh, che cazzo stai facendo? Sto gareggiando, fratello. Se non ti sta bene, vai a vedere le bocce su Rai Sport. Non so che dirti. Ammesso che le diano le bocce su Rai Sport. Vabbè, danno il biliardo, possono anche dare le bocce. Che cazzata ho fatto, vabbè. Mi ha dato una mano chi invece doveva approfittarsene. Ok, rettilino qua, non stacchiamo. 43 secondi, lunghezza lunga, un cazzo proprio. Però ecco, percepisco che il divario qua si sia nettamente ridotto con gli avversari. Vaffanculo. Col tappo un culo proprio, baci. Difficoltà media, ma c'hai cazzo di pattini sto go-kart qua.
Ok, ce la tener duro ancora un giro. Lo vedo. Di sicuro senza boost le curve le affronti meglio, quello è un dato di fatto, però avrebbe fatto molto comodo avercelo, ecco. E dai con lo sprint, dai. Vabbè ragazzi, abbiamo vinto pure questa. Quanto di vantaggio? 4 secondi sempre, ok. Margine è sempre buono, il boost sta facendo un lavoro veramente assurdo, se no veramente non ce la faremo mai. Corta difficile, lunga difficile, quindi andremo verso slalom di Vermont Street. Here we go, man. Pronti con la prima difficile? Speriamo di non cannarla. Via! Vabbè ragazzi, ma questa è la gara... È stata la seconda gara, credo. Sì, la seconda. E quando abbiamo fatto le missioni, buona. Anzi, meglio. Così abbiamo un modo di rifarla con una qualità... Spero migliore. Evitando problemi tecnici. Visto che... avuti uno dietro l'altro, speriamo che adesso si sia un po' stabilizzata la cosa. È vero che in estate anche inevitabilmente col calore il mio computer fa molta più fatica a registrare, perché insomma il calore gioca le sue carte. Comunque sia, siamo partiti bene. Sì, e purtroppo doveva essere un video in 4K. Viene scritto così nelle proprietà del video, però poi non è assolutamente così. È un 360 mascherato, perché un 4K a quanto era? 2500 kilobit al secondo. Una merda assurda. Quando c'è sto quale calcagna che veramente tutti togliessi di ulo, un schifo mi farebbe. Beh, che da adesso mancherà una gara sola. Vabbè, avevamo la scusa che l'avevamo già fatta sta gara. 10.000 follower a sto giro. Andiamo pure a livello 11. Con 8 punti ricerca. Siamo arrivati con sempre sti 4 secondi. Stavolta quasi in mezzo. Che ci separano. E allora sarà velocità civile. L'ultima in assoluto di queste gare di kart. Allora, ultima sia velocità civile, lunghezza lunga, difficoltà difficile. Sei preoccupato? Un po' va detto. Ma lunga un cazzo, ma dai, ma abbiamo rifatto tutte le gare tranne la prima, che era quella nel circuito dei go-kart, dai. Potevate scrivere centro commerciale? Ok, boost iniziale subito e si va in testa, eh? Non esultare, Marcus. Impara dai più bravi, non si esulta. Via, 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 via. Sti treni di gomme, che due coglioni. Vabbè dai, un minuto e mezzo. Siamo a minuto e sono 40 secondi a giro. Sì, vabbè, guarda, l'ho già fatta sta gara. Io che mi aspettavo gare nuove, cose così, invece. A parte quella nel circuito dei go-kart, la prima gara dove abbiamo sbloccato tutto quanto, è stata una cosa easy dietro l'altra, però finché la gara non è vinta, ragazzi, mai cantare vittoria.
Ok, dai, ci siamo. No, non mi dire che mi recupero. No. Dai, così. Stavolta seconde erano tre, ma a noi ci è andata benissimo così, ragazzi. Continuiamo e noi abbiamo finito le gare. Velocità civile l'abbiamo portata a termine, quindi ci vediamo alla parte numero 22. Grazie ragazzi, like al video, iscrizione al canale. Alla prossima, Davide è tutto, un bacione.